Sono brevissime non risposte perché poi tanti argomenti da rispondere, ma solo piccole precisazioni e cose. Comincio da Mauro perché è più vicino alla questione, di dire, ti trovo a fare di prendertela con Nietzsche, che cosa ti motiva verso questo omicidio di filosofo, di uccidere. Ma appunto, per riferirsi a una forma di crimine oggi molto in voga, si potrebbe trattare di femminicidio, non nel senso che fosse femmina Nietzsche, ma nel senso che spesso si uccide quel che si ama, quel che si è amato, comunque appunto l'evocato Montinari diceva che Nietzsche è una malattia. Effettivamente c'è questo elemento di uno che poi effettivamente ha davvero detto tutto, per cui a parte la potenza dello stile, io credo che appunto ci siano due grandi stilisti della filosofia moderna, sono uno Rousseau e l'altro Nietzsche, e non a caso le confessioni di Rousseau, perché in una dimensione assai più sproporzionata, però l'inizio per esempio delle confessioni di Rousseau, quando questo paranoico comincia a dire vi prego, non fraintendetemi, tu che vorrai distruggere, non distruggere questo ritratto unico e unico dell'umanità, autentica, eccetera, eccetera, quando uno dice, ma veramente io non avevo cattiva intenzione, che è esattamente come comincia Eceomo, perché dice quando vado in vacanza in Engadina mi sembra che la gente non sappia chi io sono, e allora devo spiegare, non fraintendetemi, che sono questo e questo, e non prendetemi per un altro. Quindi c'è questa struttura, però il fraintendimento nell'uno come nell'altro, e la storia politica dei due, sono due filosofi che hanno influito in una maniera gigantesca sui concetti politici, cioè credo che siano stati proprio i due veri, molto più di Marx in effetti, Nietzsche e Rousseau sono quelli che hanno, e che poi si detestano, cioè si detestavano, non Rousseau non ha mai potuto detestare Nietzsche, ma Nietzsche ha fatto il possibile per detestare Rousseau e parlarne male. Infatti Derrida, a cui piacevano tutti e due, perché aveva, diceva che io, che da ragazzo in Algeria leggeva questi due, si dispiaceva come se papà e mamma litigassero, perché c'era uno che parlava male dell'altro, quindi non riusciva a sistemare la cosa. E sono destinati strutturalmente al fraintendimento. Perché? Perché l'uno e l'altro sono due filosofi che non si rivolgono ai dotti, ma all'umanità, un pubblico indeterminato, ampio, e Nietzsche questo è proprio esplicito, nel senso che è una scelta. Quindi io dico, quando si parla di, appunto, di filosofia rivolta verso il pubblico, non verso altri professori, altri colleghi, eccetera, è esattamente il tipo di operazione che hanno fatto questi due. E quando fai operazioni di questo genere, il fraintendimento è strutturale, perché entri in un ambito di circolazione che ti permette tutto quasi. Quindi c'è un senso in cui anche la lettura degli anni 70 trova una sua legittimità in Nietzsche, paradossalmente. Perché? Perché intanto si capisce che cos'era il punto che veniva colto in Nietzsche, veniva colto la radicalità. Allora, visto che si partiva dall'idea che l'unica radicalità possibile era una radicalità di sinistra, allora se questo qua è radicale è anche di sinistra. Andava molto in questa cosa. Oppure, secondo me, centrale era l'equivoco, l'intrinseca opacità del concetto di emancipazione. Sicuramente Nietzsche è un filosofo dell'emancipazione. Però quindi dice, noi che siamo di sinistra siamo emancipatori, quindi abbiamo il filosofo dell'emancipazione, però attento, emancipazione per chi? Per te, i tuoi amici, gli spiriti liberi, oppure per tutta l'umanità?
Perché se è soltanto per te, per gli spiriti liberi, l'emancipazione è molto per modo di dire. E sicuramente Nietzsche, altre differenze rispetto al nazismo, non era un egalitario, quindi non... Quindi ci sono tutti questi problemi di un testo che si espone, come dire, strutturalmente al fraintendimento. È difficile... fraintendere Fichte, se non altro perché anche se è difficile dare la pazienza di mettersi a leggerlo, ti prendi la logica trascendentale, dopo un po', sì, chiaro, se stai facendo uno studio su Fichte lo farai anche, però lì vai da degli unhappy few che studiano questa cosa e poco più, mentre l'altro, Zarathustra, è facilissimo fraintendere Zarathustra, è facilissimo identificare tutto questo. Quindi questo è il punto. Poi sono perfettamente d'accordo sul fatto che diceva Giuliano Campioni che lui è stato uno appunto in fuga, nel senso lui ha cercato di fuggire alla propria provenienza e alla propria tradizione. Su questo non c'è dubbio. Di nuovo, come Salgari che cerca di fuggire attraverso le fantasie sui mari del sud, però sono destini a cui uno non sempre si sottrae, cioè sicuramente, e in fondo quando in Ecce Homo, Nietzsche in questo passo bellissimo dice: come mio padre sono già morto, come mia madre vivo ancora invecchio, esprime una quasi impossibilità di sottrarsi ad una tradizione. Fra l'altro lui era anche molto legato all'idea del determinismo ambientale, fisiologico, che fra l'altro lo metteva molto a disagio perché dice già giusto, quindi ho del DNA, non c'era ancora, ma se lo immaginava in comune con quelle due, quindi c'è una disgrazia in comune. E poi quindi c'è indubbiamente questa cosa del... poi è vero che lui si libera molto presto del dionisiaco come quando lui dice: lei mi ha insegnato la serietà germanica della vita, tutta questa cosa qua, lui se ne libera molto presto. Però un tema, quello dell'alternativa fra il dotto e l'artista, che sta al centro della nascita della tragedia, per cui il dotto è uno che cerca la verità e si appaga della verità, mentre l'artista è uno che cerca la maschera e tutto il suo divertimento sta nel togliere una maschera, un'altra maschera, un'altra maschera ancora, che poi è un tema centrale dell'arte del Novecento. Io credo che Mann abbia preso un'enormità di cose da Nietzsche, non è neanche una gran scoperta. Questo è un tema della nascita della tragedia che permane uguale fino agli estremi. Abbiamo perso il mondo vero, abbiamo perso anche quello apparente, incipit Zarathustra, quindi inizia questa. E poi, e qui mi taccio, giusto che lui dice: ah, Köselitz, no, ma non voglio essere frainteso, non voglio darmi delle pose infilate da quelle, però uno dice: dovendomi presentare all'umanità, cioè come grande understatement, perché io adesso dovrei presentarmi all'umanità che vestito mi metto, cioè c'è un anche legittimo peraltro, nel senso che lui effettivamente si stava, ma dice, scherzi a parte, si stava presentando all'umanità, ma infatti è questo discrimine. Cioè, fra l'altro abbiamo dato letture, abbiamo visto, ci sono letture di destra, letture di sinistra, e con questo abbiamo semplicemente esaurito due possibili polarità politiche, ma è anche uno che ammette sia sofisticatissime ironiche letture alla Thomas Mann, sia brutali letture un prepotente come il povero Bernazza, ma gli l'ho raccontato adesso. No, perché c'è questa cosa che io ho scritto questa tesi su Nietzsche pensando che tutte queste cose fossero il massimo dello chic, della raffinatezza, dopo essermi letto tutti questi francesi che mi erano stati consigliati da Wagner. Poi nelle stazioni di quegli anni, 1979, c'era un libro di un certo Dario Bernazza, che era un autodidatta, che si intitolava Dominare o essere dominati, che diceva che delle cose che erano totalmente compatibili con quelle di Nietzsche. Io pensavo, sì, ma questo è il grande... Ah, no, guarda,
E anche, no, dico, se così fosse, io ho perso la vita. Ma no, abbi pazienza. Tu, ma guarda che tu hai curato e studiato Nietzsche, non Bernazza. Io ti stavo leggere Bernazza. No. Io ti stavo dicendo, appunto, quest'uomo che è grande come Rousseau e non come Bernazza. Tutto rispetto, perché poi tra l'altro voglio dire Bernazza è una di queste persone, purtroppo è morto, di cui però appunto se ne può parlare un po' come, cioè mentre magari di personaggi storici puoi anche accusarli, colpirli perché non è una forma di impietà, invece personaggi non storici dire, parlare male di Bernazza adesso sembra brutto, perché ci sarà qualche parente di Bernazza, cioè qualcuno che dice, vabbè, cosa ti ha fatto mio zio? Quindi non ho il punto è, mentre appunto c'è questa grandezza di Nietzsche che sta insieme a Rousseau e non insieme a Bernazza, uno degli elementi di grandezza di Nietzsche è quello di sopportare, dicevo, tanto Thomas Mann quanto Bernazza, tanto Boimler quanto Vattimo, e soprattutto, quindi tu stai tranquillo, non hai perso la tua vita perché ti sei perso dietro ad una biblioteca intera, cioè ti sei perso dietro al condensato, al distillato delle idee di due secoli sostanzialmente. Quindi però insomma, io ritengo che tutto sommato anche questo autore, cioè, possa dare ancora non sto neanche dicendo vabbè adesso è finito, sta dal mio commercialista, non ho intenzione di dire questo, la diversità tra me e tu è una passionalità che deriva da una certa storia, cioè da essere stato allievo di Vattimo, mentre io nell'80 dovevo tranquillamente criticare Vattimo perché ovviamente certe posizioni erano insostenibili dal punto di vista politico, dal punto di vista, da vari punti di vista. E praticamente mi curavo, dovevo era un lavoro che facevo volentieri, addirittura potrei, se in pensione potrei dire no, arrivederci Nietzsche, faccio anche altre cose, ma certamente il problema di leggere alcune cose, di vedere la filigrana del testo, di vedere come si compone, e la radicalità delle risposte, cioè è tutto un autore che assolutamente non può essere avvicinato alle semplificazioni. No, ma solo perché è difficile dire arrivederci Nietzsche o cose di questo genere, per un motivo banale, cioè le soddisfazioni e le meschinerie degli autori. E ci sono questi siti che vendono libri su internet e tu vai a vedere, perché sono delle specie di classifiche, non so quanto attendibili, perché poi non è la stessa cosa come le vendite in libreria, poi molto spesso sono piccoli numeri, per essere un test in filosofia basta vendere molto poco. Comunque, se uno va su IBS Libri, cioè 100 libri di filosofia più venduti, trova tipo al 60° posto Spettri di Nietzsche e sopra almeno 10 libri di Nietzsche, Zarathustra, c'è almeno 3 traduzioni dello Zarathustra e un sacco di roba nietzschiana. E che significa? Che ci sarà sicuramente sempre, credo fino alla fine dei tempi, cosa che non accade a Rousseau, un quindicenne che andrà in libreria, si comprerà qualche libro di Nietzsche, cercherà di darsi ragione di se stesso attraverso questo,
E visto che poi a 15 anni non è che sei scemo, sei solo ingenuo e cerchi delle risposte, e quindi sentendoti inadeguato, magari dici ma non è che sono inadeguato, è che sono oltre altro, ben più, eccetera, si scatena questo tipo di meccanismo che poi innesca dei fatti e dei comportamenti che accompagneranno la vita intera di un sacco di gente. Quindi è difficile sia dimenticare Nietzsche, sia dire nessuna frase più incauta potrebbe essere quella di abbiamo seppellito Nietzsche. Anche quella cosa lì dice Nietzsche morto, firmato Dio, non è anche tanto vero, nel senso che... Un'unica domanda purtroppo perché il tempo è volato via. Mi dispiace che l'unica domanda sia la mia, perché ce ne saranno tantissime. Allora, a me è interessato pensare che Mussolini ha fatto una sua lettura di Nietzsche ed era una generazione successiva. Poi si è passati agli anni 70. Ora siamo nel 2014, ci sono 14 anni appunto che ancora non hanno raggiunto il quindicesimo e sicuramente faranno delle letture che sono magari impreviste anche dal signor Campioni e da quella che è la sua carica strepitosa di passione che ha concentrato nel mondo di Nietzsche. E quindi mi chiedo allora, che cosa può significare per queste generazioni nuove Nietzsche e a che cosa può servire? È una domanda semplice, come vedete, ma mi scaturisce per legarla ad un fenomeno per rendere più chiara la domanda, al fatto che io ho visto di recente a Palazzo Strozzi la mostra di Picasso e ho trovato questa mostra orribile, orribile perché è invecchiata in un modo insostenibile, è archeologia visiva. Pensateci a questi fenomeni, perché il tempo veramente devasta anche le cose che abbiamo amato profondamente. Perché vedete che lo si trova dappertutto. Il nucleo speculativo che va distinto dal... secondo me dalle suggestioni o dei travisamenti, perché qualsiasi opera che abbia notorietà ha dei travisamenti, suggestioni a livello espositivo. Però quando un'opera è grande, in questo caso il rigore speculativo e la potenza speculativa come altri del Novecento, lo si può trovare ovunque, dal nazismo alla democrazia, al capitalismo, quindi la libertà e così via. Questo è il punto. In realtà ha lasciato dei problemi aperti, uno di questi molto interessante, lo si trova esposto in un libro di Emanuele Lago, La volontà di potenza e il passato, dove mette a confronto Nietzsche e Gentile. Dove Gentile ha elevato Nietzsche e però affronta lo stesso problema, è tuttora aperto, il senso eterno del passato. E se si pensa al culto contemporaneo del patrimonio, che è una forma di culto del passato, è un enorme problema aperto. Certo che va studiato anche Gentile, Nietzsche, e non sono solo loro, c'è Bergson, c'è Freud, c'è Proust e così via, ma il massimo livello speculativo che conosco sono di due. Le due conclusioni si elidono vicenda e il passato resta là. Pensate un po'. Provo se c'è un momento a rispondere. Ah, no. Non ho più il titolo di chiunque altro, lo faccio solo perché l'ordine era quello e poi dopo ci saranno le altre risposte di Mauro e di Emiliano. Ma cosa potrebbe trovare un quattordicenne che va verso i 15 ancora il presente? Io penso questo, cioè c'è un errore profondissimo dal punto di vista morale in Nietzsche che viene denunciato da Kant, non che Kant avesse detto Nietzsche, ma quando gli dice il problema fondamentale è che tu devi fare dei principi morali che siano validi per tutti, mentre gli esseri umani hanno tendenza a considerarsi tutti un'esclusione, vale per tutti ma non per me, fanno sempre la propria eccezione.
Ora, se uno ci pensa, è quando Nietzsche critica la morale del gregge, in fondo è come se totalizzasse questa teoria dell'eccezione. Vabbè, quelli sono i pecoroni, io invece sono diverso, con tutto quello che chi te lo dice, magari questi che tu consideri pecoroni sono come te, meglio di te, ma comunque perché considerarli pecoroni? E tuttavia, secondo me, c'è un principio molto importante appunto nel guardare con sospetto la morale del gregge, perché appunto guardare con sospetto quello che ti viene trasmesso e presentato come autentico, come inevitabile, cioè pensare che quantomeno le cose hanno due facce. E io credo che questo Nietzsche lo insegni molto bene, in maniera molto più efficace, laddove è molto difficile immaginare un quindicenne che si prenda la metafisica dei costumi e questo qua seriamente gli dice: guarda, tu non sei un'eccezione, sei come tutti gli altri, devi agire come tutti gli altri, diventa complicatissimo. Quindi dà come un insegnamento contestabile, ma con un'efficacia pragmatica molto forte, cioè quella di indurre il pensiero autonomo, quindi realizzando quell'idea che d'altra parte è di, anche questo di Rousseau, risvegliati, réveille toi, sors de ton enfance, che Kant mette all'inizio di che cos'è l'illuminismo, che potrebbe essere veramente una buona fascetta da mettere anche sui libri di Nietzsche. Réveille toi, sors de ton enfance. No, sarebbe contentissimo, sarebbe contentissimo perché finalmente si sono messi insieme tutti e due. Allora io sono costretta a ringraziare tantissimo l'autore e a dargli buonasera.